Noi come Rotary Club Bagheria spesso vogliamo fare della prevenzione medica a 360 gradi, tutti i campi. In questo caso con l'AISF abbiamo sposato in pieno la sua causa perché riteniamo che sia veramente meritoria e sia il caso di far capire alla nostra popolazione che esiste una sindrome e che questa sindrome si può semplicemente controllare con uno screening che possiamo fare anche, come diciamo, in piazza ma in maniera professionale, non perché siamo in piazza, la facciamo in maniera superficiale, ma abbiamo la fortuna di avere la competenza di medici dedicati che ci supportano in questo aspetto. Quindi sono io che ringrazio l'AISF per la loro preziosa collaborazione in questa attività di screening. Grazie a questa iniziativa siamo riusciti con il Rotary a portare in un grosso centro come Bagheria una equipe di specialisti, il nutrizionista, il reumatologo e il terapista del dolore, per affrontare le problematiche dei pazienti fibromialgici. È ovvio che noi non stiamo facendo delle vere e proprie visite, ma delle consulenze, ma stiamo comunque ascoltando e prendendo in carico il paziente a 360 gradi in maniera da poter appunto instradare il paziente su una via corretta per poter trovare risposta alle proprie problematiche. Grande successo oggi per questa giornata organizzata in piazza insieme a Rotary. Come vedete alle mie spalle da stamattina alle 8.30 è stato piazzato il camper dove all'interno la dottoressa Giuliana Gugino, reumatologa, la dottoressa Monica Sapio, algologa, il dottor Daniele Buttitta si è aggiunto anche lui in corso d'opera. Stanno facendo degli screening a diversi pazienti venuti da sia dalla provincia di Palermo ma anche fuori provincia di Palermo, tantissima gente. Non so se essere felice o meno, da felice perché comunque stiamo dando possibilità a tanta gente di avere un supporto. È un po' avvilita perché mi rendo conto che purtroppo tantissima gente sta soffrendo e soffre. Un momento anche di confronto bellissimo tra noi pazienti che ci stiamo incontrando in questa occasione. È veramente felice di poter dare un giusto supporto e reale supporto a tutta questa sofferenza, tutta questa gente che soffre in silenzio e che adesso invece ha possibilità di farsi sentire, di confrontarsi, di capire che non è più sola.